Quanto ne sai su banconote e monete dell'euro? Siamo abituati a maneggiarle quasi tutti i giorni. Le prendiamo dal portafoglio e li rimettiamo dentro senza troppa attenzione o curiosità. Eppure gli euro hanno una storia molto affascinante e nascondono tante curiosità. L'euro ha sostituito le valute nazionali di 19 paesi su 27 membri dell'Unione Europea. Questo accadeva il 1 gennaio 2002, anche se l'euro era stato già introdotto 3 anni prima, il 1 gennaio 1999. Nei primi 3 anni dalla sua ufficiale adozione è stata solamente una moneta virtuale, utilizzata per fini contabili e per i pagamenti elettronici. Chi stampa le banconote? La BCE decide ogni anno la quantità di banconote e monete da coniare. La maggior parte delle banconote viene stampata dalle zecche degli stati membri dell'UE o da stampatori privati. Attualmente quelli autorizzati sono 17 e hanno sedi anche in paesi fuori dall'Unione Monetaria, come Regno Unito e Danimarca. Secondo i dati pubblicati dalla BCE, nel mese di giugno 2022 le banconote in circolazione erano quasi 30 miliardi e le più diffuse sono quelle da 50 euro, con quasi 14 miliardi di esemplari, quindi circa la metà delle banconote esistenti. Ma ci sono alcune curiosità che non tutti sanno. Il simbolo dell'euro è ispirato alla lettera greca Epsilon ed è un omaggio alla Grecia in quanto culla della civiltà occidentale ed europea. Invece le due linee parallele che attraversano il glifo indicano la stabilità della valuta comunitaria. I monumenti disegnati sulle banconote non esistono realmente, si tratta di opere di fantasia realizzate dal designer Robert Kalina. Perché questa scelta? Per due motivi. Prima di tutto, questi ponti e archi simboleggiano l'unione fra i diversi paesi. Invece, la scelta di non raffigurare costruzioni reali è per evitare favoritismi e fomentare alcun tipo di nazionalismo. Era arrivata da alcuni paesi, tra cui anche l'Italia, la proposta di stampare banconote da 1 e 2 euro. Un'idea che in piena crisi economica avrebbe dovuto limitare le spese dei cittadini, perché a livello percettivo le persone sono più restie a spendere banconote cartacee piuttosto che monete. L'idea è stata bocciata dalla BCE a causa dell'elevato costo. Il 90% degli euro falsi che circolano nel mondo sono prodotti in Campania, in Italia, dal cosiddetto Napoli Group, una sigla che include diverse organizzazioni criminali campane, a cui, secondo gli inquirenti, è riconducibile anche una serie di banconote da 300 euro smerciate in Germania nel 2014. Dal 2013 è in atto un restyling dell'euro. Con la serie Europa sono state migliorate le caratteristiche di sicurezza, oltre che un design nuovo dal punto di vista grafico. Entro il 2024 la BCE ha in programma di ridisegnare ulteriormente l'euro, dando una nuova veste grafica alle banconote. Le banconote nascondono dei segreti. Quando una banconota viene messa sotto una lampada UV, gli inchiostri fluorescenti presenti sulla serie Europa mostrano disegni nascosti a seconda del tipo di lampada. Una lampada ultravioletta standard è in grado di mostrare le stelle nella bandiera europea, i piccoli cerchi, le grandi stelle e alcune altre aree che si illuminano di giallo, oltre che un quarto di cerchio al centro e alcune aree che diventano verdi. La combinazione alfanumerica verticale e la striscia iridescente invece si illuminano di rosso. Invece le lampade UV speciali mostrano sul fronte le stelle nella bandiera europea e i piccoli cerchi al centro che si illuminano di giallo, le grandi stelle e altre aree che si illuminano di arancione o di giallo e diventa visibile un grande simbolo dell'euro al centro. Esistono banconote da 0 euro, ma il valore è decisamente un altro. Alla fine del 2017 la città di Kiel, in Germania, ha iniziato a promuovere questa banconota come souvenir. Anche la banconota da 0 euro viene stampata direttamente dalla Banca Centrale Europea ed è disponibile in edizione limitata. Francia e Germania sono stati i primi due paesi a introdurla. L'Italia ha richiesto le sue versioni per Verona, Brescia e Roma, da vendere in occasione di particolari eventi storici, sportivi o commemorativi. La BCE ha stampato i primi 5.000 pezzi. Il valore non è ovviamente zero, inizialmente si aggirava tra i 2 euro e i 50 centesimi l'una. Oggi, secondo alcuni collezionisti, potrebbero addirittura superare i 100.000 euro. Per rimanere sempre in tema di banconote rare, esiste una serie poco conosciuta che, secondo gli esperti, varrebbe fino a 2.500 euro a pezzo. Si tratta della serie Specimen, le cui banconote sono considerate biglietti di prova o banconote campione, stampate per il governatore della banca centrale o da personalità illustri.
Non solo carta, ma anche monete rare. Esistono esemplari da collezione, per la maggior parte si tratta di monete commemorative o di errori, come la monetina da un centesimo con la mole antonelliana, simbolo di Torino, che siamo abituati a vedere sui due centesimi. Sono stati coniati 7.000 pezzi con la mole anziché Castel del Monte. Questo errore ha permesso di far guadagnare a questa moneta un valore di quasi 7.000 euro. Entro la fine del 2022 la Banca d'Italia invierà agli impianti di termovalorizzazione il 100% delle banconote logore. I pezzi rovinati, vecchi, macchiati e usurati vengono triturati e inviati ai termovalorizzatori o agli impianti per la produzione di combustibile secondario. Ma i contanti ridotti a brandelli non produrranno solo energia. I frammenti delle banconote da 20 e 50 euro triturate potrebbero essere utilizzate per realizzare mattoni. Secondo gli studi di un gruppo di ricerca dell'Università Federico II, i frammenti di banconote nella calce migliorerebbero le caratteristiche di resistenza alla flessione del materiale. Collezionisti o no, quello delle monete resta un argomento affascinante, dal loro ciclo di vita alla storia fino a variazioni, errori e curiosità, oltre che rappresentare ovviamente un simbolo per i paesi del mondo. Tieniti aggiornato sulle notizie più importanti dall'Italia e dal mondo con la nostra app e sul nostro sito. Segui i nostri canali social per tanti contenuti esclusivi.